Cinesi, questo canale sono sempre il dottor Laszlo 88. Allora, alle mie spalle non c'è la solita sala cinematografica oggi, perché ho avuto un piccolo inconveniente tecnico, non ho potuto usufruirne, però c'è il pannello che sostituisce la location a voi tanto familiare, e vi prometto che dalla prossima recensione tornerà tutto come prima, giù in giuretta. Allora, oggi voglio parlare di un film che mi incuriosiva parecchio, anche perché quello precedente a questo, che era l'opera prima del regista, mi era piaciuto tantissimo. Mi riferisco a Pietro 17 per la regia di Maccio Capatonda, ed è Omicidio all'italiana. Allora, Maccio Capatonda, il cui vero nome è Marcello Macchia, ne ha fatta di strada in questi ultimi anni. Allora, più di 12 anni fa, e mi sento vecchissimo a dirlo perché per me era un appuntamento fisso quando ero ragazzino, andava in onda i suoi fake trailer durante i vari programmi Mai Dire condotti dalla Gialappa, sono loro ad averlo scoperto, e sebbene non fossero realizzati in maniera eccelsa dal punto di vista tecnico, anche per quanto riguarda l'audio ad esempio, se vi guardate adesso vi rendete conto dell'upgrade tecnico che hanno subito i lavori di Maccio Capatonda, erano comunque fenomenali perché erano contenuto puro e veicolavano quell'umorismo nonsense peculiare che poi sarebbe andato a caratterizzare tutto quanto avrebbe prodotto questo straordinario regista non convenzionale. Poi si è mosso sempre nell'ambito della TV con i vari programmi per Allmusic, poi sono arrivate collaborazioni con Ceres, la serie Mario su MTV, che era qualcosa di straordinario quando ancora c'era MTV qualche anno fa. E poi è approdato anche al cinema con Italiano Medio circa 2 anni fa, suo primo film che da molti fu bistrattato, invece trovai piuttosto geniale perché metteva in gioco una critica alla società senza però rinunciare all'umorismo che fino a quel momento aveva caratterizzato l'intera produzione del regista, quindi tutta la produzione televisiva. L'unico difetto di quel film, forse, che poi potrebbe anche essere considerato un pregio volendo, è che aveva un impianto estremamente televisivo dal punto di vista registico e della messa in scena, perché effettivamente Maccio Capatonda non si era mai approcciato al cinema. Dopo anni e anni passati in TV, staccarsi da quel sistema produttivo non è sicuramente semplice, e quello che ho apprezzato di Omicidio all'italiana è proprio il fatto che ci sia stato un progresso da quel punto di vista. Questo film, pur rimanendo in tutto e per tutto un film di Maccio Capatonda, è molto più cinematografico, quindi hanno utilizzato anche più attori professionisti senza però mettere da parte gli storici collaboratori di Maccio Capatonda. Sapete che poi lui ha fondato insieme a Rico Venti, che sarebbe Ivo Avido, la Shortcut Production, con cui ha prodotto la maggior parte dei lavori del regista, ed era anche in mezzo al film Italiano Medio come produzione. Qui mi pare di non aver visto il logo da nessuna parte, quindi non so se ci sia di mezzo effettivamente la Shortcut Production come produzione, però penso che comunque qualcosa abbia a che fare. E devo dire che sinceramente questo film per certi versi mi è piaciuto di più rispetto a Italiano Medio, per altri invece un po' di meno, perché sono state messe in gioco alcune battute in determinati momenti che non erano molto la Maccio Capatonda, o meglio, l'impianto era quello, ma scadevano in una volgarità becera che non è tipica sua. Lui è sempre stato poco volgare, per non dire per nulla, e ha attinto a piene mani fin dall'inizio della sua carriera all'umorismo nonsense di Nino Frassica, che era presente in un cameo in Italiano Medio ed è presente in un cameo anche in Omicidio all'italiana, come omaggio a questo artista a cui lui deve molto e l'ha sempre detto. Tante cose, il film è stato coscritto sia da Maccio Capatonda che da Herbert Ballerino, ovvero Luigi Luciano, che ultimamente sta andando forte. C'è stato anche quel film con lui protagonista un paio di mesi fa, in cui c'era anche Nini Bruschetta, Tony Sperandeo, in cui era il figlio di questo boss mafioso, però era un imbecille, doveva raccogliere l'eredità del suo impero. E sebbene non mi avesse fatto impazzire come film, perché era una commediola veramente dimenticabile, devo dire che ho scoperto una cosa che non avrei creduto, ovvero che il film era stato coscritto proprio dallo stesso Luigi Luciano, cioè Herbert Ballerina, e molte battute rispecchiavano l'umorismo nonsense di Maccio Capatonda. Questo fa capire che buona parte delle battute geniali e delle produzioni di Capatonda vengono anche dalla mente, come scrittura, di Luigi Luciano, e questo mi fa piacere perché
È un personaggio talmente imbecille quant'altro che a momenti ti dimentichi che è un attore. Cioè ti viene quasi da pensare che sia così. Poi ovvio non è così, è solo che il personaggio ormai è quello e lui lo interpreta a 360 gradi. Però se lo vedete effettivamente deve fare il personaggio, vi fa stranissimo perché è tutto serio, tranquillo, con la voce normale. Aveva fatto quel programma Herbert in Brasile, quando c'erano i mondiali di calcio in Brasile su MTV, che però, come avevo già detto, non era granché, nel senso che era sì interessante, ma era un po' il testimone dei poveri. Si vedeva che imitava un po' il metodo PIF, solo che PIF è decisamente più bravo a farlo, però vabbè, quello è un altro discorso. È comunque un personaggio abbastanza quotato e per questo secondo film Maccio Capatonda ha voluto spingere ancora di più sulla critica sociale, perché se nel primo film Italiano Medio c'era una critica più che altro alla società italiana, al fatto che noi viviamo di apparenza, non so se vi ricordate il programma Master VIP, no? Tutti chiusi in casa a cercare di sapere chi avrebbe vinto questo talent show fondamentalmente inutile, che è un po' poi diciamo la parodia di tutti i talent show di qualunque tipo, lì prendevano ad esempio la voglia di diventare famoso di ogni italiano medio, perché il film si chiama Italiano Medio, però comunque ci si riferiva anche a programmi come Masterchef ad esempio, infatti si chiama Master VIP. Qua invece ha voluto puntare il dito contro i circhi mediatici che si formano intorno a ogni caso di omicidio irrisolto che salta fuori di tanto in tanto nel nostro paese. E sinceramente io sono rimasto abbastanza colpito, perché poteva venire fuori qualcosa di molto banale, ma così non è stato. Sono sicuro al 100% che non tutti apprezzeranno questo film, perché davvero Maccio Capatonda ha un umorismo che è particolarissimo. Aggiungeteci anche che alcuni potrebbero non riuscire a reggerlo, a trovarlo interessante, se spalmato su un'ora e mezza di film, perché in televisione, come sappiamo tutti, funziona la relativa brevità di questi sketch. Anche la serie Mario per alcuni era un po' pesante, perché puntate di 20 minuti pregne dell'umorismo di Maccio Capatonda possono risultare un po' fastidiose. Io francamente trovavo quello show geniale, tanto la prima quanto la seconda stagione. Poi io Italiano Medio me l'ho goduto tantissimo e l'umorismo non l'avevo trovato per niente fastidioso o ridondante. Qua forse ci sono alcune gag che sono un pochino più scollate. Diciamo che la trama di Italiano Medio era meno potente dal punto di vista satirico rispetto a questa, ma forse aveva dei momenti che rendevano il tutto leggermente più composito, e anche quello comunque aveva un pochino il problema di essere un po' scollegato in alcune gag, però era più amalgamato di questo. Qui forse hanno cercato di scegliere un impianto che era già più difficile da sviluppare, e ci sono però delle sorprese. Cioè sul finale ad esempio io sono rimasto lì, perché il film si trasforma effettivamente in un thriller, ma sempre vincolato alle dinamiche comiche di prodotti di Maccio Capatonda, e questa cosa mi è piaciuta tantissimo. Poi c'è un parco attori abbastanza interessante, perché vabbè, a parte i soliti collaboratori di Maccio Capatonda come Rupert Chamin, che qui ha solo un cameo, oppure il signore anziano che in Mario ha gli attacchi di pane, oppure sempre Ivo Avido, ecco che abbiamo anche attori professionisti che di solito non vedevamo nelle produzioni di Maccio Capatonda, come ad esempio Fabrizio Biggio, che interpreta un ruolo minore ma che stranamente mi ha fatto ridere, nel senso che io non ho mai apprezzato i film dei soliti idioti e quant'altro, però devo dire che come era scritto il personaggio ha quelle due o tre battute che più o meno funzionano e che fanno sempre leva sugli stereotipi negativi della nostra società, quindi una certa cosa che gli attribuiscono a me ha spaccato da ridere. Poi abbiamo Sabrina Ferilli, come si vedeva dai trailer, che è stata inaspettatamente credibile. Fondamentalmente è un personaggio un po' sopra le righe, perché deve essere, tutti i personaggi dell'universo di Maccio Capatonda sono sopra le righe, perché lui mostra questa realtà distorta in cui le stranezze non vengono da tutti notate. Ci sono però poi alcuni personaggi che sono effettivamente più normali di altri, che notano
che c'è qualcosa che non va e che cercano di riportare gli altri, che però non sono normali come loro, alla realtà. E quindi la Ferilli, secondo me, è stata comunque molto brava. Poi, tra le altre cose, doveva interpretare un personaggio stronzissimo che incarnasse fondamentalmente ciò che rappresentano i media in questi casi, no? Come se fossero addirittura più importanti le opinioni che si sentono in certi programmi piuttosto che le indagini della polizia, ad esempio, no? Quindi ci sono riferimenti al plastico, ai plastici di Bruno Vespa, non so se è presente il delitto di Avetrana, che Vespa aveva costruito questo plastico per capire meglio la situazione, che era una cosa allucinante. Per quanto riguarda, ancora oggi si fanno battute su questa cosa, che hanno anche un certo successo in efficacia, per il semplice motivo che, come naturale che sia, è una cosa che ha talmente disgustato un sacco di persone che è ancora attuale, nonostante sia avvenuta parecchi anni fa. Quindi sinceramente io ho apprezzato questo tipo di approccio, come anche il fatto di inserire un attore come Christian Jansante. Jansante è prevalentemente un doppiatore, quindi molti neanche sanno che faccia abbia. Qui lo hanno preso per un cameo, fondamentalmente si vede che si è prestato, e mi è piaciuta come cosa, perché comunque tanti doppiatori sono anche degli ottimi attori, ma questo in pochi lo sanno. Ad esempio anche Luca Ward è un bravo attore, però diciamo che lui principalmente è doppiatore. Magari qualcuno di voi ha visto qualcosa di Ward a teatro, saprà che è molto bravo, però non è solo una bella voce, ha anche un bel linguaggio del corpo. Stessa cosa Jansante, a me vederlo anche solo per pochi secondi è piaciuto, perché magari qualcuno addirittura potrebbe pensare che quello non sia Jansante, ma un attore doppiato da Jansante. Invece no, è proprio lui. Se notate, si nota che non è doppiato, quindi magari per alcuni sarà la prima volta che lo si vede in una produzione di questo tipo. E quindi hanno cercato per l'appunto di inserire diversi altri attori. C'è anche Antonia Truppo in un piccolo ruolo. Antonia Truppo era la camorrista nunzia di Lo chiamano Gigrobò, ruolo che le valse Davide Donatello l'anno scorso, e quest'anno è ancora candidata per il suo ruolo in Indivisibili, per cui è un'attrice che sta emergendo abbastanza. Mi ha fatto piacere trovarla in questo contesto. E quindi il film cerca in un certo senso di divertire lo spettatore, ma anche di risvegliare la sua coscienza, ovvero di farlo ridere di cose su cui non ci sarebbe un cazzo da ridere, perché esattamente come in Italiano Medio, io in alcuni momenti dicevo, vabbè, proprio un testa di cazzo, e poi pensavo, sì, vabbè, un testa di cazzo, però insomma, non è che ci sia molto di cui divertirsi riguardo a questa particolare cosa, perché comunque alla fine sono stereotipi portati all'eccesso, ma sono stereotipi che hanno un fondo di verità. È vero che si creano dei casi mediatici spesso imbarazzanti, con i giornalisti che si comportano da sciacalli nei confronti dei parenti della vittima, con le solite domande del cazzo, tipo come si sente, come vuoi che mi senta, mi hanno appena ammazzato un parente, devo fare i salti di gioia. Cioè, lo so che sembra una battuta abusata, però il punto è che se continuano a farla in contesti come questo, ci sarà un motivo, porca di quella miseria, perché vorrà dire forse che effettivamente sono domande che sentiamo ogni cazzo di volta in casi simili. È così, cioè, se ci fate caso, ogni volta che si accende un telegiornale e c'è la scoperta di un caso di omicidio, ci sono episodi come questo. Ma anche, ad esempio, senza tenere in ballo gli omicidi, è quello, ci sono le catastrofi con gli ultimi terremoti, purtroppo ne abbiamo visti tutti i colori. Magari persone che erano appena state sfollate, che si sentivano pure domande del tipo, che cosa prova ad aver perso tutto? Ma secondo te che cazzo provo? Cioè, capito? È assurdo. Quindi se si fanno battute su certi stereotipi, significa che allora questi stereotipi proprio falsi non devono essere di base, perché gli stereotipi esistono perché c'è un fondo di verità ad alimentare. Poi non bisogna prenderli per veri in tutto e per tutto, però insomma. E questo Maccio Capatonda l'ha capito. Poi, tra le altre cose, è un film che si può tranquillamente vedere anche se non conoscete il suo universo. Dovete essere preparati al tipo di comicità, perché se non sapete chi sia Maccio Capatonda, andate a vedere il film, potreste rimanere estremamente straniti. Ma ha anche inserito un sacco di citazioni, a partire dai due personaggi protagonisti, Piero e Marino Peluria. Cioè, sono fondamentalmente i fratelli Peluria di Mario, quelli che facevano da intermezzo, che erano questi qui pelosissimi che mangiavano la fagiolata in canottiera, pataccati di sugo, guardando il programma. Quindi ha cercato di fare questa cosa, però
diciamo che sono anche personaggi un pelo diversi. Ad esempio il personaggio di Macho Capatonda parla in maniera un pochino diversa rispetto al Peluria della serie Mario, però comunque l'intento è sempre quello. E devo dire che lui e Herbert Ballerina si sono resi conto nel corso degli anni di che coppia comica funzionale siano diventati. Mi spiego meglio. Inizialmente Herbert Ballerina sembrava messo lì quasi per caso, poi il pubblico ha dimostrato di apprezzare in particolar modo quel personaggio ed è diventato via via più rilevante fino a che ormai loro sono una coppia comica fissa. Nel film Italiano Medio Herbert Ballerina era presente ma in misura minore, non in maniera così massiccia. Qua invece è proprio coprotagonista. Ora, so che alcuni non lo sopportano e ripeto, se voi guardate questo tipo di film dovete essere perfettamente consci di quello che state guardando. Perché se vi piace effettivamente Macho Capatonda, allora sono abbastanza sicuro che il film potrebbe piacervi. Non aspettatevi un capolavoro, naturalmente. È comunque una commedia in cui lui è stato libero di fare quello che voleva, però mi viene quasi da pensare che forse rispetto a Italiano Medio lo abbiano vincolato leggermente di più. E ci sono quelle due o tre battute di cui parlavo prima che secondo me lui non avrebbe inserito. Secondo me gli hanno chiesto di mettere qualcosa di simile e allora, siccome doveva farlo, ha volto la situazione a suo vantaggio utilizzando il suo modo di fare, il suo modo di scrivere e di pensare alle situazioni. Però per me avrebbe evitato un paio di cose, e di questo sono abbastanza convinto. E lo si capisce abbastanza chiaramente perché un certo tipo di battute non si erano mai viste da parte di Macho Capatonda e Compagnia Bella. Quindi si sa, quando c'è una grande produzione, quando il primo film è andato abbastanza bene, ti danno fiducia sul secondo, tirano un po' la cinghia, ti danno magari anche un po' più di budget, e qui si vede che il budget era maggiore, perché comunque anche la location era sicuramente più suggestiva, questo paesino arroccato tra le montagne, e quindi c'è anche la parodia delle realtà del centro-sud Italia più dimenticate, no? Quei paeselli che non vengono neanche considerati dalla regione, dalla provincia, che se la devono cavare con mezzi di sostentamento propri. Quindi devo dire che da quel punto di vista il film mi ha anche colpito. Registicamente Macho Capatonda è migliorato tantissimo, nel senso che rispetto a Italiano Medio la regia ha fatto dei passi da gigante, ci sono anche dei bei movimenti di macchina, non è niente di particolarmente cerebrale, per l'amor del cielo, però secondo me vive di momenti anche abbastanza interessanti. Diciamo che è più una regia funzionale a mettere in scena certe situazioni comiche. Ecco, forse un po' meno citazionista rispetto a quella di Macho, di Italiano Medio. In quella di Italiano Medio avevo ravvisato una voglia maggiore di citare, qui forse un po' di meno, anche se di citazioni ne abbiamo, ma non dal punto di vista registico, dal punto di vista delle battute ce ne sono un sacco, ma anche lo stesso titolo, Omicidio Italiana, fa un po' il verso al fin di Germi, Matrimonio Italiano, Divorzio Italiana e quant'altro, una tradizione cinematografica che ormai non c'è più, per rappresentare un'Italia corrotta che vive di apparenza, che è pronta a giudicare in base a quello che dicono i media, perché i media hanno sempre ragione. C'è un discorso che fa la Ferita a un certo punto sulla verità che mi ha colpito, perché è come se il film improvvisamente subisse una battuta d'arresto dal punto di vista della comicità e tu capisci perfettamente che quello che sta dicendo la Ferilli è qualcosa che il regista pensa seriamente. Cioè è un modo per spiegare la sua visione delle cose e anche il perché ha fatto questo film. È questo che mi piace di Macho Capatonda personalmente, il fatto che sia un artista che ha sempre vissuto di un umorismo abbastanza strano, che molti definiscono anche stupido, e di fatto potrebbe anche sembrarlo, ma sappiamo tutti che non è così se si va ad analizzarlo, però ha dei momenti in cui riesce a essere serio. E anche in Italiano Medio c'era questo pistolotto del protagonista che per appunto diceva qualcosa che sembrava una battuta idiota e divertente, ma poi in realtà era l'amara e triste realtà dei fatti. E questa la cosa che sinceramente mi colpisce tantissimo di lui, perché comunque riuscire a inserire dei concetti così tanto profondi in un film che di fatto è sguaiato, con momenti a dir poco assurdi, non è per niente facile. Quindi mi rendo perfettamente conto che ancora ci sono dei limiti tecnici, perché comunque non è sicuramente un film perfetto, anzi non è un film straordinario, per l'amor del cielo, però comunque è un passo in avanti, mi conferma
che Marcio Capatonda è comunque un regista diverso rispetto al solito, perché si parla tanto di rinnovare il cinema italiano. Lui secondo me è uno dei pochi che lo sta facendo in una maniera abbastanza concreta, perché già Italiano Medio proponeva un modo di esporre certi concetti con quell'umorismo, con quel tipo di regia diverso rispetto al solito, non somigliava a nulla che si fosse visto fino a quel momento in Italia. E anche questo secondo film fa capire che un certo tipo di umorismo può portare in sala molte persone, per cui non è da sottovalutare quello che sta facendo Marcio Capatonda con il cinema. E quello che apprezzo anche di lui e della sua crew è il fatto che, nonostante siano provati al cinema, non è che abbiano smesso con le altre cose che fanno adesso. Io non seguo lo Zodio 105, ma mi pare di capire che ci sia ancora Marcio Capatonda con la sua crew. Mi è sembrato di capire, non sono sicuro al 100%, perché a me lo zoo non piace. Lo so che alcuni mi menerebbero per questo, ma io trovo che sia una delle cose più becere mai create proprio nella storia dell'intrattenimento. Cioè, veramente, proprio a far ridere con quella roba sono buoni tutti, però vabbè, non voglio sminuire il lavoro. Però cazzo, cioè nel senso, c'è il cinepanettone radiofonico, però vabbè, so che molti non la pensano così, non voglio creare frame su questa cosa, ma io proprio ho provato, a parte il fatto che io non tollero, non reggo Mazzoli, per quanto non mi sia dispiaciuto On Air, il film sulla sua vita con lui protagonista, che era meno brutto rispetto a quello che si potesse pensare, anzi, avevo trovato anche abbastanza carino e innovativo sull'utilizzo di certe tecnologie, usava tantissimo ad esempio il green screen, ma in una maniera particolare con gli sfondi animati, era molto carino in quel senso. È passato abbastanza soldi in sala perché non ha trovato distribuzioni serie che potessero far arrivare un po' dappertutto. Quindi, se esce qualcosa di buono da Mazzoli, dalla Zoo, eccetera, sono il primo ad ammetterlo. Ma in generale io non ce la faccio. Cioè, io proprio ho provato, ma trovo un'antipatia anche nei vari personaggi che lo conducono. E non so com'è. Come si, cioè, insomma, o meglio, ho ascoltato un paio di volte quando c'era Marcio Capatonda e quella era l'unica cosa che mi faceva ridere, perché è Marcio Capatonda per appunto, ma quando c'erano Wender, Alisei, adesso so che è tornato Noise, eccetera, non mi faceva impazzire, vi dico la verità, quindi capisco che piaccia a molti, non so bene perché, però a me proprio no. Quindi diciamo che comunque loro continuano a fare è quello che facevano, e il cinema è solo un ambito in più in cui andare, in cui potersi muovere. Credo che il film sia maturato, che Marcio Capatonda in questo film sia maturato anche dal punto di vista della fotografia, nel senso che questo film, non so se non, magari non l'ha curato lui, però dico come impianto tecnico il film è migliorato rispetto a Italiano Medio nella fotografia, quindi è molto più cinematografica anche quella. Poi è interessante come, nonostante il progresso, sia rimasto sempre lo stesso. Alla fin fine le battute sono quelle, è sempre nuove naturalmente, ma il tipo di battuta è fondamentalmente lo stesso, e è giusto che sia così, perché se vado a vedere un film di Marcio Capatonda, voglio vedermi un film di Marcio Capatonda, non voglio vedere lui che fa qualcos'altro, anche perché lui secondo me ha tutta una sua idea di come bisogna esporre una data critica, e quindi ogni tanto c'è anche lo sdoppiamento di ruolo, vediamo lui che fa un altro ruolo, tra altre cose è impressionante come con il trucco lui riesca a cambiare, cioè lo vediamo nei panni di Piero Peluria, poi lo vediamo nei panni di un altro personaggio, anche se per pochi secondi, e sembra tutta un'altra persona, è incredibile. Poi oltretutto è anche interessante vedere come certi personaggi che sono interpretati da attori che fondamentalmente non è che sappiano recitare funzionino, tipo il vecchiato degli attacchi di pane qua a me ha spaccato da ridere, perché ha un modo di dire le cose che mi piace a morire, mi fa ridere, perché capito, è quasi neorealista come cosa. Se sapete la cosa degli attori presi dalla strada, che poi in realtà nel neorealismo veniva detto così, ma si veniva poi a scoprire in un secondo momento che erano attori che venivano da compagnie teatrali sperimentali e quant'altro, quindi alla fin fine non sempre era vero che erano presi dalla strada. Però, capito, c'è un po' quel tipo di scelta lì, no? Di prendere una persona che nella vita reale buffa per qualcosa e dire, cazzo, questo ha la comicità dentro. Come Rupert Chamin non è che sia sto grande, adesso non so neanche come si chiama veramente, però non è che sia sto grande attore. Però, quando lo vedi nei ruoli che gli danno, ha questa voce caratteristica, ha questo aspetto che ormai io collego al termine libriatore dei poveri, come dicevano quelli della Gialappa, e ogni volta che lo vedo in scena rido, mi ammazzo da ridere, perché è proprio un personaggio assurdo, ma questo deve essere così nella vita reale, capito? Quindi
questi personaggi un po' minori messi di così hanno un sapore quasi neorealista. Adesso non è che voglio paragonare i film di Macio Capodanno al neorealismo, però il tipo di scelta mi ricorda un po' quella neorealista, per cui capite che Macio Capatonda ha un approccio al cinema che è diverso, unico nel suo genere. Ha sicuramente dei difetti questo film, poteva sicuramente essere un po' accorciato, perché nonostante dure un'ora e mezza ha dei momenti che secondo me allungano un po' il brodo, forse gli è un po' sfuggita di mano la narrazione, nel senso che è discontinua. Ha dei momenti in cui narrativamente sembra procedere, altri in cui subisce delle battute d'arresto, ma non come il monologo della Ferilli, che diventa la serie, ma battute d'arresto per delle gag che non sempre funzionano. Alcune invece sì, alcune sono fantastiche. Quindi diciamo che se sotto un certo punto di vista Omicidio Italiano è un progresso rispetto a Italiano Medio, Macio Capatonda ha sicuramente ancora da imparare da questo punto di vista, perché anni e anni di televisione gli hanno lasciato dentro un certo tipo di modo di approcciarsi a questa materia che si deve pian piano scolare di dosso. Sicuramente continuare a lavorare nell'ambito televisivo e non solo non lo aiuta a, diciamo, trovare la sua dimensione, perché alla fin fine secondo me lui deve ancora trovare, cioè l'ha trovato la sua dimensione dal punto di vista delle battute, ma dal punto di vista delle storie da raccontare, la messa in scena e quant'altro, quando si tratta di produzioni audiovisive più lunghe, deve ancora trovare un po' la sua dimensione, nonostante la stia costruendo, perché pian piano comunque i concetti ci sono, le battute sono divertenti. Se vi piace questo tipo di umorismo, questo tipo di film, allora Omicidio Italiano fa sicuramente per voi, vi spaccherete da ridere. Io ho trovato a tratti geniale quello che ha fatto Macio Capatonda con questo film. A tratti magari qualcosa non è piaciuto, però ci sono dei momenti che sono fantastici, cioè sono proprio genio puro, anche perché vedere messa la berlina certe cose che vediamo tranquillamente nel mondo reale è sempre una cosa che fa strano, no? Quindi poi lui gioca tanto con le parole, no? Quindi abbiamo programmi televisivi tipo chi l'ha acciso anziché chi l'ha visto. Poi c'è il T-Giro, cioè sono queste cagatine, queste robe da scuola elementare che però fatte come le fa lui sono divertenti, perché lui ti crea il contesto nonsense, come quando chiamano il 102, scena il 102 giro, che cazzo sta succedendo, oppure quella che si vede nel trailer, quella del allora chiariamo una cosa, tu sei il braccio, io la mente, il braccio coltella, la mente può coltellare, come coltella la mente, quello è stupido come momento, ma nel contesto che si è andato a creare fino a quel punto è perfettamente plausibile, è divertente, è simpatico, capito? Quindi è un film che va estremamente contestualizzato, naturalmente. Quindi per me è da 7,5, cioè nel senso che come commedia è proprio tanto carina, mi ha divertito tantissimo. Secondo me Macio Capatonda può fare ancora di più, vedremo cosa combinerà col prossimo film, perché sapete, gli incassi fanno tanto, bisogna vedere che cosa faranno con questo film. Non credo che si prospettino cifre esorbitanti, perché comunque neanche il budget sarà stato esorbitante. Diciamo che un film come questo, se incassa 3-4 milioni di euro, e anche grasso che cola, non mi ricordo quanto aveva incassato Italiano Medio, ma comunque la cifra era quella, se non di poco inferiore, ma tanto erano orientati nelle spese, quindi quello importa. È logico che stiamo parlando di un personaggio che, nonostante la sua estrema popolarità, ha un pubblico di nicchia, perché non a tutti piace quel tipo di umorismo. Un conto è sentirlo allo zoo, un conto invece è vedere i suoi vari sketch, i trailer, anche qui anche, è tornato con il sistema dei trailer per Infinity. Ecco, una cosa che io apprezzo di Macio Capatonda è il fatto che spesso e volentieri lui si presti alle pubblicità, ma ogni pubblicità da lui realizzata non differisce in nulla dal punto di vista dell'umorismo da una qualunque altra sua produzione non legata a vincoli pubblicitari. Cioè i video che aveva fatto virali per i vari film di Infinity, che ci sono su Infinity, quanto cazzo fanno ridere, tipo quello di lui che dice, che va dal capo e il capo gli dice ti abbiamo trasferito, ma dove mi mandate? Ti mandiamo in un posto dove fa caldo ma non troppo. Sì, ho capito, ma cosa succede? È un posto pericoloso? Ma sì, un furto ogni tanto, però alla fine niente più di quello. Ma è lontano, mi mandate lontano? No, ti mandiamo in un posto che non è vicinissimo, ma non è che troppo lontano. Ma dove mi mandate? A Grosseto. E viene fuori Natale al centro, un film molto molto normale. Io dico, lui dice a Grosseto, cioè capito? Perché dovrebbe farmi ridere uno che dice a Grosseto? Perché in quel particolare contesto
tu capisci che è una parodia, non capisci cosa sta succedendo. Quello dice a Grosseto, che è una città normale, capito? Non è. È una città che sai che esiste, ma non è che tipo dici è una città famosa come Roma, Napoli, capito? Grosseto, capito? È normale. E quindi il Grosseto ti dà l'idea della normalità, che è quello che vuole fare il Perfect Trailer, un film molto normale. E poi lì, alla fine di questo mini trailer, veniva fuori Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord, disponibili su Infinity. Cioè questo è il tipo di pubblicità, secondo me, sana. Quella che è sì una pubblicità, ma ti fa anche spaccare da ridere. Ma c'è una madonna, questa cosa l'ha sempre capita, anche con Plus Valore, so soldi, oppure con le pubblicità virali della Ceres. Alla fine lui ha sempre mantenuto una sua identità, una sua integrità, qualunque cosa facesse, per denaro o meno. È un artista molto integro, secondo me, quindi sono contento che uno come lui possa approdare al cinema con film che fondamentalmente sono molto divertenti, come questo Omicidio all'italiana, perché alla fine è un film che a me ha divertito tantissimo, pur con tutti i suoi momenti magari non particolarmente esaltanti, mi ha comunque divertito, quindi per me è un 7,5 bello secco, per cui io vi invito a scrivere un commento qui sotto cosa ne pensate, cosa avete secondo per questo che così chiamiamo la solita discussione, mi raccomando che ci tengo a sapere la vostra opinione in merito, vi abbraccio, grazie di essere qui, io tanto bene, adesso come al solito farò un po' di spoiler per farvi capire quali battute mi sono piaciute, quali invece non mi hanno fatto propriamente impazzire, giusto per parlare un po' più nello specifico, andare un po' più nello specifico a parlare del film. Quindi se non avete visto il film e non volete sapere la mia in maniera più approfondita, quindi non volete rovinarvi la sorpresa di alcune battute, vi sconsiglio di seguire la condivisione di questo video. Altrimenti, qui vi saluto e spero troppo noi ci vediamo al prossimo video. Altrimenti, se volete sapere il mio problema specifico, perché avete visto il film oppure perché siete masochisti e non ve ne frega niente se farò spoiler, rispondete da 3, 2, 1. Allora, già all'inizio ti fa capire che se tanto il film ha ciocapato onda con questo corriere di Amazon con il font insanguinato, sarebbe ovviamente la parodia di Amazon, che viene guidato da questa voce fuori campo che introduce il paese di Acitullo. Vediamo che è questo borgo di 16 abitanti che è fondamentalmente, come dicevo prima, arroccato tra le montagne, è diciamo non troppo lontano dal Campobasso, ma quanto basta per rimanere isolato nel verde. E diciamo che da quando il Corriere arriva ad Acitullo il film parte in bomba, nel senso che abbiamo subito Maccio nel ruolo di Piero Peluri a sindaco, preso con questa fascia tutta pataccata di unto, una cosa schifosissima, e c'è il momento in cui mostro il video promozionale che ha fatto venire da che c'è quella scena che si vede nel trailer, le nostre salita! Le nostre discese, quando cerca di promuovere Acitullo, vediamo per appunto che è questo posto con poche persone, tutte anziane, e i vari personaggi che popolano il paese sono abbastanza esilaranti. Anche il personaggio interpretato da Biggio mi ha fatto ridere quando poi a un certo punto lo accusano di aver ucciso lui la contessa con la scusa che è negro. Sì, e dico questa parola perché la pronuncio come la pronunciano nel film, usano proprio la parola negro, quindi gli dicono così, quando in realtà lui è caucasico, e allora si autoconvince, a un certo punto dice, alla fine essere negro non è una questione di pelle, è una cosa che si ha dentro, dice una cosa di questo tipo, e lì era proprio la parodia del classico razzismo, no? Che impera in certe piccole realtà, e però qua è usato a caso, quindi è qui che sta il potenziale comico, il fatto che lui non sia di colore, però dicono invece che lo è, e quindi questa cosa qui mi ha abbastanza ammazzato dal ridere. Poi più che altro tutti i titoli dei giornali, cronaca negra, cioè capito, fa l'uso di una parola che è scorretta in modo però che venga talmente messa alla berlina da perdere quasi quel suo significato scorretto e cattivo, capito? Il Maccio Capodanno è riuscito a fare una cosa interessante in quel senso, ma l'aveva già fatto anche nei trailer, vi ricordate? Terminegro, capito? Quindi senza farlo risultare offensivo, cioè è pazzesca come cosa. Infatti nessuno gli aveva recriminato tu sei razzista, perché è talmente nonsense il contesto che capisci perfettamente che si tratta di una battuta provocatoria.
e questo mi ha divertito molto. Poi anche il fatto che loro trovino la contessa morta e cerchino di inscenare questo omicidio per far diventare Citullo popolare. È geniale come cosa, è vero? Non è magari una cosa che non è mai stata vista, forse, ma il modo in cui l'ha messa in scena è semplicemente geniale. Cioè, anche il momento in cui la portano giù e gli fanno cadere i coltelli, ma quelli da cucina con la punta arrotondata, e poi fanno la statua, no? Di lei sdraiata, di questa contessa sdraiata con i coltelli che spuntano. E quello che mi ha colpito particolarmente di questo omicidio all'italiana è il fatto che fondamentalmente alla fine si scopre che la contessa è stata veramente ammazzata dal figlio Concetto, che si era finto la domestica anziana. Ora, è assurdo tutto questo, ma il film ti va a creare una storia tale per cui quando tu alla fine scopri che la domestica anziana era in realtà il figlio non riconosciuto della contessa, non pensi ma che stronzata, perché di fatto vuole essere una stronzata, perché il contesto è volutamente una stronzata, capito? È questo il punto. È riuscito a giocare con elementi assurdi, ma costruendo la trama come se fosse un thriller. Cioè, quando si scopre che effettivamente è stata ammazzata sul serio, sono rimasto e ho detto, ma come? Cioè, capito, non me l'aspettavo assolutamente, io mi aspettavo che finisse lì, e invece no. E anche il fatto che Concetto per uccidere i due fratelli Peluria e l'ispettrice che aveva scoperto tutto prepara una trappola a Willy Coyote che poi alla fine non funziona. Effettivamente c'è il personaggio della ballerina Marino che dice, ma non poteva spararci in faccia? E bacio con la donna, ah beh, in effetti. Quindi questa cosa qui mi ha divertito. Poi c'è tutta la questione del caso mediatico con la Ferilli che arriva, e c'è questo momento in cui il commissario Fiutozzi ha scoperto che dall'autopsia risulta che la morta non sia morta ammazzata, ma si sia soffocata mangiando. Dice, lei prende il foglio, se lo mette in seno, e dice, non possiamo far sapere questa cosa, noi abbiamo messo in gioco tutto per questo caso, stiamo facendo degli scenari altissimi. Allora il commissario dice, ma mi scusi, ma la gente deve sapere la verità. E lei lo guarda a sé e dice, la verità? Ma questa è la televisione, la verità è una cosa avete tutti i giorni, la televisione la verità diventa qualcos'altro, non c'entra niente la verità. E cazzo, è vero, è vero, ogni cosa reale in televisione diventa un modo per fare ascolti. E vi ricordate per omicidio a Vetrana che cosa faceva Vespa a porta, ma non solo lui, tutti si erano buttati a pesce in maniera vergognosa su quel caso, si era creato un vero e proprio business e tante cose. Lo stesso Manuel Castro aveva diciamo messo in evidenza con una critica sferzante tutto questo nella canzone Killer Star, che è veramente dissacrante, ma se l'ascoltate vi rendete conto che va a proprio analizzare in maniera cattiva, come lui sa fare, quella maniera un po' anche sguaiata, qualcosa che effettivamente c'è, qualcosa che è vergognoso. Quindi anche Maccio Capatonda, con il suo modo tutto particolare, ha cercato di fare esattamente questo, e secondo me c'è riuscito alla stragrande. Poi ci sono alcune battute come quella di loro che sono nel bosco perduti, che pisciano nelle bottiglie, si bevono la loro urina, non mi ha fatto impazzire, perché a me queste cose qui, cioè, non c'era bisogno di far vedere loro che bevevano il piscio. Però diciamo che smorzano con il solito umorismo, tipo dicono, ma lì c'è un fiume, allora possiamo fare scorte, bevono l'acqua per pisciare nelle bottiglie e fare la scorta di bottiglie di urina nel caso avessero sete. Proprio le classiche battute idiote alla Maccio Capatonda, che però hanno un loro quid. Ma io credo che quella cosa lì non la volessero mettere, non lo so, perché non è una cosa tipica loro. Cioè, secondo me gli hanno detto, ma perché mettete la cosa in cui avete il piscio? Allora loro l'hanno elaborata in quel modo, però è un peccato, perché io l'avrei tranquillamente evitata, come anche il momento della scossa, anche se quando tipo rianima il fratello, che vedi che si rianima e sputa l'acqua e fa, vabbè, ma mica sei affogato, ah scusa, cioè quella roba è assurda, mi ha fatto morire da ridere. Anche il personaggio Frassica, che parla del fatto che 20 anni fa aveva un fratello con cui ha litigato, che se n'è andato, hanno diviso tutto a metà, e si vede che versa tipo il tè nelle tazze fatte a metà, oppure da loro una panda, vecchio, quello vecchio modello, quella vecchia,
che però è tagliata a metà e quindi per sostenere la sua davanti alle ruote e dietro le rotelline tipo quelle dei carrelli. Quindi capito, ha questi momenti che sono assurdi ma che sono anche interessanti, per cui ci sono delle cose che non mi hanno fatto impazzire e altre invece che sono proprio in puro stile Macho Capatonda e che non mi sognerei mai di recriminare in nessun modo perché mi fanno ridere, molto semplicemente mi spezzano in due seriamente. Quindi io devo dire che questo Omicidio Italiana in fondo funziona, pure anche il momento in cui c'è Herbert Ballerina che deve distruggere mille pezzi autopsia. Adesso io come fare? Perché siccome prima, in poche scene prima, il fratello gli aveva mandato i mille pezzi dal campanile del cellulare, lui che è stupido fa la stessa cosa, solo che vedi, fa, lo mando in mille pezzi, lo butta e vedi, tipo, inquadratura in campo largo del foglio che inizia a sbrazzare ed è lui fermo che lo guarda, no? E poi ovviamente arriva poi al commissario Fitozzi, eccetera. Poi, tra le altre cose, mi è piaciuta anche la scena in cui la Ferilli, Donatella Spruzzone si chiama il personaggio, molto provocante, eccetera, volge a suo favore dicendo in diretta che l'autopsia era fasulla e dando la colpa alla polizia e al commissario Fitozzi, quindi è manipolatrice. Ma come sono, manipolatori certe volte i media, non sempre ovviamente, non bisogna parlare sempre, non è che non bisogna fare tutta l'urban fashion, ma si parla di come certe cose vengano manipolate, anche il fatto che siano più importanti le indagini del programma piuttosto che quelle della polizia è un fatto significativo, perché a volte sembra che siano più addentro i media rispetto a chi deve effettivamente condurre le indagini, come se influenzassero, perché di fatto influenzano l'opinione pubblica su questo, si dicono cose su varie cose su un argomento, varie cose su un altro, e fin fine il circo mediatico che si va a creare diventa qualcosa di inarrestabile. Quindi questa è una cosa abbastanza triste, perché è molto vera. E poi c'è Nini Bruschetta, che però è solo in un cameo, ma mi ha fatto ridere perché fondamentalmente è questo tizio dell'agenzia di viaggi che propone viaggi che fanno leva sugli stereotipi che fomentano gli italiani medi, come ad esempio tipo la zingarata tour nei campi rom, oppure poi propone proprio la vacanza col delitto a Citullo, cioè un tour dove si può visitare il posto dove è stata uccisa la contessa. Quindi porta all'estremo un concetto senza però dimenticarsi che questo estremo deriva, questa cosa portata all'estremo è un qualcosa che di base è vera, quindi non è che organizzano i tour e quant'altro, ma diciamo che è vero che in certi posti dove avvengono certi delitti, beh, innanzitutto si ne parla molto di più, diventano più famosi, e non è da escludere che ci siano persone che effettivamente incuriositi vanno là a vedere, eccetera, che io trovo una cosa assurda. Non lo fanno, come non c'è il pellegrinaggio sfrenato che vediamo nel film, però insomma poco ci manca, ecco. E poi c'è questa la famiglia che fa quel viaggio, che anche lì è la classica famiglia di Buzzurri, il padre è l'unico tranquillo, perfettino, e alla fine dà di matto e si ammazza facendo un incidente e si fa un selfie prima di morire. Quella scena è tragica, si fa il selfie prima di accasciarsi assieme alla famiglia morente, cioè quella scena è anche lì portata all'eccesso. Però, capito, cioè, questa cosa dell'apparire anche nel gesto più estremo, anche nella morte, capito? Di dimostrare orgogliosi quello che si è fatto, che anche se quello che si è fatto è qualcosa di terribile. E lì un po' ti viene un po' magari là il randeghino, perché ci sono in mezzo anche dei ragazzini, tra cui anche una bambina, e dici, ma minchia, cioè, è forte come scena, nel senso di pesante. E tra l'altro nella macchina loro ascoltano A me mi piace Nutella del piccolo Lucio. Ora, sono una famiglia in cui il padre è, mi sembra, veneto, ma madre, figlia e figlio sono napoletani, sono campani comunque. Non ho capito se lui sia effettivamente il piccolo Lucio cresciuto o no, non credo, perché ho detto, perché mi devo mettere la musica del piccolo Lucio? Sarà mica che quel ragazzino lì è il piccolo Lucio cresciuto? Ho cercato ovunque e non ho trovato informazioni in merito. Se per caso quello è il piccolo Lucio, ve lo sapete, scrivetelo qua sotto, perché urlo, perché lì sarebbe la citazione trash definitiva, quindi sarebbe, già non mi aspettavo il mamma e mi piace la Nutella, vi dico la verità. Quindi insomma, vediamo un po'.
come andrà questo film, perché secondo me ha delle cose che sono talmente assurde da risultare veramente esilaranti. Quindi questo è quello che pensavo più nello specifico circa Omicidio Italiano di Macio Capatonda. Fatemi sapere voi un commento qui sotto cosa ne pensate, così creiamo se della discussione in maniera specifica. Mi raccomando, quando fate spoiler avvisate, così almeno non rovinate il film a chi ancora non l'ha visto. Vi abbraccio, grazie di essere stato qui, tanto ma tanto bene, spero troppo. Noi ci vediamo al prossimo video.